Ciao a tutti amici di Safe Drive Motorsport, questa settimana torniamo a parlare di KTM, ma se ve lo ricordate dall'edizione dell'anno scorso non le due ruote di KTM, sappiamo che il marchio di Mattinghofen è forte lì, tantissimo ovviamente, quest'anno addirittura l'esordio nella MotoGP più tanti titoli vinti, il fuoristrada, perché no, anche il legame fortissimo con il nostro grande campione Tony Cairoli però tutto fantastico, bellissimo, ma questa volta torniamo a parlare di KTM in versione quattro ruote con la x e la x Battle Series. Perché è tornato a trovarci, anzi in realtà è tornata KTM, ma è la prima volta per Georg Silbermeier, qui in studio da noi, il promoter della x Battle Series. Ben arrivato, Georg, un lungo viaggio perché sei arrivato dall'Austria, però insomma direi tutto bene. Tutto bene, sono appena arrivato dall'Austria, grazie per avermi invitato. Allora, tu sei il promoter di questa, di questa serie, sei un po' l'inventore in realtà della Xbox Battle Series, la Xbox è un'auto molto particolare, insomma, quindi la prima curiosità è questa, come ti è venuto in mente, qual è stata l'idea che ti ha spinto a realizzare questo campionato? È vero, è stato otto anni fa e dopo aver bevuto parecchie bottiglie di Barolo, un vino eccellente. <ride> un ottimo vino. Con amici stavamo parlando delle Crossbow e abbiamo deciso di provare qualcosa di diverso e di dare a quest'auto un senso. Perché prima che cominciassimo The Battle, tutti gareggiavano per strada e non sapevano cosa farne di quest'auto. Cominciamo nel 2010 nel Salzburg Ring e penso che quello che abbiamo visto lo scorso anno, dopo sette anni, è un vero successo. Senti, eh, diciamo, ov ovviamente c'è questo inizio con uno spirito abbastanza goliardico, definiamolo eh, così. Però poi questa serie è diventata sempre, tra virgolette, più seria. Perché da un lato c'è una bellissima atmosfera, e lo possiamo testimoniare perché siamo stati anche ad Adria l'anno scorso a vedere la gara, a seguirla per Safe Drive. E devo dire che l'atmosfera è molto divertente, c'è molto gioco e molta passione. Però il campionato ad oggi è un campionato eh, assolutamente sotto legida di KTM e quindi un campionato di alto livello. Siamo partiti con una sorta di gioco tra amici e dopo sette anni questa Racing Series è diventata una delle gare più di successo in Europa e lo scorso anno abbiamo avuto in totale... 75 piloti provenienti da 18 nazioni diverse, quindi puoi ben capire di cosa stavamo parlando prima. Abbiamo molti fan e non solo in pista ma anche nel paddock. Il venerdì sera c'è sempre una grande festa alla cerimonia e tutti i piloti si divertono insieme senza gareggiare. Se I numeri sono molto importanti. C'è stato un crescendo, come spiegavi negli ultimi, negli ultimi anni, dall'inizio fino, fino ad oggi. Quindi che cosa ti aspetti per questa, per questa stagione? Ci sarà ancora una crescita? Secondo te l'interesse è sempre molto forte, mi sembra di capire. Siamo partiti il primo anno con circa 15 macchine sulla griglia di partenza e l'anno scorso ne avevamo 38 per ogni evento. In questa stagione avremo addirittura 50 auto in totale per ogni weekend e questa è una delle ragioni per cui abbiamo dovuto ripartire la griglia di partenza. Quest'anno abbiamo un format diverso, due gare sprint per i Rookies, due gare sprint per la GT e due per la Elite Car e per tutte e tre le classi faremo una gara endurance, quindi avremo sette gare per ogni weekend. Eh, che sono davvero tante perché poi lo dobbiamo ricordare spesso: queste serie, questi campionati, eh, vedono protagonisti piloti di buon e ottimo livello, ma anche tanti gentleman driver. E il gentleman driver, ovviamente, è contento di spendere per andare in pista, ma ha bisogno di passare anche tanto tempo, il più possibile in pista, perché poi non è un professionista. Quindi, quando è il weekend che si deve divertire, più guida, più è contento. E funziona così. Hai perfettamente ragione, abbiamo iniziato con molti gentleman drivers ed ora, soprattutto dall'anno scorso, abbiamo molti giovani ed ambiziosi piloti e addirittura piloti semi professionisti. Ci siamo presi il rischio di suddividere le gare. Abbiamo preventivato di avere circa 20 auto per i Rookies, 15-20 GT e 15-20 Edith Car, per cui un totale di 50-55 auto. In 50-55 auto. Senti, sì, Georg, tecnicamente parli di giovani piloti. Giustamente la Xbo è un'auto un po' particolare, effettivamente, proprio per la sua natura, per la sua struttura tecnica. Quindi è un'auto che mi fa pensare che può essere adatta sia a chi vuole passare poi ai Formula, quindi ruote scoperte, o anche eventualmente ai GT. Tra l'altro, ricordiamo la XBO è adesso anche nella versione GT4, che so che parteciperà a tanti campionati internazionali. Questo anche naturalmente al di fuori. Della serie KTM, quindi confrontandosi anche con tante altre auto di altri marchi. Siamo partiti con la versione aperta della Crossbow e così abbiamo corso per gli ultimi sette anni. Ma nel 2016 abbiamo dato la possibilità alle GT4 di partecipare alle nostre gare, e questo ci permette di avere due Sprint Race con 15-20 macchine. E anche la GT4 possono gareggiare alle 24 ore di Creventic, che ora è molto famosa. E abbiamo iniziato nel 2017, un campionato nella serie VLN al Nürburgring Le GD4 molto vicine alla versione della Crossbow hanno molte possibilità di gareggiare in Europa. Senti, parliamo un po' della stagione di quest'anno: uh, dobbiamo ancora aspettare l'inizio. Come ho promesso prima, non ti chiedo tutto il calendario a memoria, sono, sono bravo, però da dove partiamo? E poi, soprattutto, ricordiamolo: siamo in Italia, l'anno scorso Adria, e quest'anno invece un'altra gara. Si cambia pista. E che pista, mi viene da dire. Abbiamo cominciato all'inizio di maggio in Repubblica Ceca, al circuito di Bernò. E la gara in assoluto più importante sarà a giugno a Misano, in Italia. L'anno scorso è stato ad Adria, nella finale di stagione, mentre quest'anno sarà a Misano, a fine giugno. Naturalmente, senza nulla a togliere gli amici di Adria Insomma, devo dire che l'anno scorso è stato un po' particolare, perché, eh, ovviamente, il mito del meteo, anche italiano, in questo caso, non ha funzionato un granché. Eravamo presenti il sabato, è stata una giornata veramente terribile. Te lo ricordi bene? Sembrava una gara di offshore più che di Xbox. C'erano più di 200 persone venute in Italia anche per godere del bellissimo tempo e quando siamo arrivati sembrava di essere sotto le cascate. Ma comunque le x sono molto divertenti da guidare anche con la pioggia. I piloti ne hanno approfittato per fare una gara all'asciutto e una con davvero tanto bagnato. Senti, tornando un po' più invece all'aspetto tecnico, invece meteo a parte in, in questo caso, hai nominato veramente il Nürburgring, la Nordschleife, questa 24 ore che giustamente sta dicendo eh, è in grande crescita. Dobbiamo dire: è una gara storica, importantissima. in questi anni, forse anche per l'interesse di molti costruttori, effettivamente, e tantissimo pubblico. Lo ricordiamo, è una gara che arriva tranquillamente, eh, lo diciamo con grande soddisfazione, anche a 200.000 presenze per quanto riguarda il, il pubblico. Ecco, correrà. La, la GT4, la GT4, ehm, ecco questa versione che affronta le 24 ore, gare endurance così difficili eh, tecnicamente viene preparata in un modo diverso rispetto alle auto che poi sono presenti alla, normalmente nella Xbox Series e che ovviamente fanno gare sprint molto, sì, ci sono anche gare di durata, ma molto, molto più brevi. Quando abbiamo inventato la GT4 l'abbiamo pensata per poter gareggiare in diverse serie, abbiamo voluto che avesse le stesse specifiche tecniche. Se un team decide di acquistare una GT4 deve avere la possibilità di correre nella Crossbow Battle, ma anche nella VLN e nella 24 ore. Benissimo, allora eh, non abbiamo finito naturalmente, ci sono ancora eh, diverse cose che vogliamo chiedere approfittando della presenza oggi di Georg Silbermeier qui in studio a riguardo la KTM XBO Battle Series, però adesso noi ci prendiamo una piccola pausa perché arrivano le news dai campi di gara e poi ci ritroviamo di nuovo qui tra poco in studio. L'edizione numero 11 del città di Arezzo Rond Valtiberina ha ospitato il penultimo appuntamento stagionale del Challenger Race Day Terra. Dopo una gara dura e selettiva, solo 40 dei 72 equipaggi inizialmente iscritti a rally sono riusciti a concludere la prova. La vittoria finale è andata al trentino Luciano Cobber, navigato da Turco sulla consueta Ford Focus VRC. Questo equipaggio ha letteralmente dominato la gara fin dalle prime battute, concedendo ai secondi assoluti dal Mazzini e Ciucci con Ford Fiesta R5 solo l'onore di essere i più veloci nella prova speciale conclusiva. L'Umbro Francesco Fanari, navigato da Stefanelli, ha terminato in città di Arezzo al terzo posto, alla guida di una Mitsubishi Lancer Evo 9 del team Bianchi. L'Italian Baja Primavera è stato un'anteprima di quello che accadrà nel campionato italiano Cross Country, un gustoso antipasto svoltosi sugli sterati attorno a Rauscedo, centro vitivinicolo in provincia di Pordenone. La gara è stata dominata da Borsoi e la guida della sua Toyota Toyodel e navigato da Stefano Rossi. I due sono stati più veloci in tutti e cinque i percorsi selettivi previsti, precedendo al traguardo Codeca e Fedullo con il nuovo Suzuki Gran Vitara 3.6 V6 t Toro e Nadine, dopo un periodo lontano dalle gare, sono tornati con un bel terzo posto alla guida di un altro Suzuki Gravitara 3600 p Eccoci di nuovo nello studio di Safe Drive Motorsport Lo ricordavo ancora, ve lo ricordo Oggi è presente con noi KTM Con Georg Silbermeier, Che è il promoter della KTM x Battle Series eh, Beh, diciamo che il motto KTM Ready to Race Georg, è vero quanto non mai Perché tu sei legato alla realtà In questo caso delle quattro ruote della x Però, insomma, il marchio KTM profondamente ha nella sua anima, nella profondità del significato di questo marchio e il significato delle competizioni, perché insomma soprattutto legato al mondo delle moto, però direi che lo spirito di KTM è essenzialmente e fondamentalmente questo, giusto? Ready to race ha lo stesso significato sia per le due ruote che per le quattro ruote e quello che abbiamo tentato di fare negli ultimi anni sarà di colorare le piste di arancione. Senti, eh, stavamo parlando di come è strutturato naturalmente il, il trofeo, eh, il campionato, eh, molto spazio ovviamente anche ai rookies, diciamo che questo è un aspetto direi molto molto importante perché effettivamente come dicevi tu ci può essere di tutto, dal gentleman driver al pilota giovane che inizia a affrontare seriamente le competizioni. Gli altri piloti magari più esperti no, loro vanno già nelle altre, nelle altre categorie del, del campionato, però abbiamo visto che anche l'anno scorso ci sono state tantissime, tantissime presenze e quindi ti chiederei tanti piloti e quali sono però i costi per riuscire a iniziare questo campionato partendo magari proprio dalla Rookies Challenge. Ci siamo inventati la Rookies Challenge come una entry level e se vuoi partecipare all'intera serie se bisogna ipotizzare 30.000 euro. Che comparato alle altre classi del motorsport è molto economica, perché se tu volessi partecipare ad una classe superiore dovresti pagare circa 60-80.000 euro per l'intera stagione e per le GT4 anche 100.000 euro all'anno. Euro. Ascolto, sì, sicuramente prezzi abbordabili, naturalmente, perché parliamo ovviamente di competizioni e lo ricordiamo, soprattutto di competizioni in questo caso ad alto livello con di panorama internazionale. Eh, sono già tanti i paesi che vengono. Uh, visitati diciamo così dalla, da questo campionato dall'Xbox Series uh, naturalmente è, è ovvio immagino un po anche per la provenienza dei piloti anche un contenimento chiaramente penso delle spese un po' attorno all'Austria questa è un po l'orbita insomma no? del, del calendario ma in futuro pensi che ci sarà un'espansione è possibile Si andrà ancora un po più in là well, um... Noi corriamo dove ci sono i proprietari di Crosspo ed è questo il motivo per cui ci concentriamo in Austria e le nazioni confinanti. Quest'anno abbiamo iniziato nella Repubblica Ceca, andremo in Austria, in Italia, Ungheria, Slovacchia e anche in Croazia. Abbiamo comunque intenzione di ampliare e sviluppare la CES, ma al momento rimaniamo in questo raggio anche per le regolamentazioni. Senti, una cosa importante anche è che spesso uh, siete mh, abbinati a campionati importanti. Uh, tra l'altro mi confermi, non so se questa cosa poi è stata confermata o meno, ci sarà presente anche un campionato Porsche con voi a Misano quest'anno? Uh, well we started, uh, uh, È partito otto anni fa con il Crossbow Battle insieme a Porsche. Un anno abbiamo partecipato alla DTM, ma ora i nostri piloti vogliono guidare il più possibile durante i weekend di gara, quindi al momento non abbiamo spazio per le altre series. E questo, questo sicuramente è un grande vantaggio, ovviamente lo dicevamo già prima, il poter avere la pista a disposizione. Tra l'altro mediamente le gare sono orientate tra il venerdì e il sabato, se non sbaglio giusto nella programmazione. Yeah, il nostro we format prevede un track day, day il giovedì che serve come allenamento Saturday e uh, test drive, mentre, test uh, drive, mentre il venerdì e il sabato uh, abbiamo tre qualifiche uh, e la gara. Quest'anno ogni gara ha due qualifiche, la Q1 e la Top Ten di questa accede alla Q2, quindi abbiamo 13 qualifiche in 7 gare in due giorni. Proprio per questo ma non abbiamo posto. Ci si farà una ragione, del resto corrono tanto in tutto il mondo, voglio dire, quindi assolutamente sì. Ve lo avevamo raccontato l'anno scorso, Safe Drive Motorsport eh, con grande piacere si è presa l'impegno di raccontare naturalmente insieme a KTM questo campionato, questo però vorrà anche dire che eh, Safe Drive Motorsport sarà presente, cioè, se adesso Georg ci conferma che ci danno la macchina, adesso magari lo chiediamo direttamente a lui nella gara di Misano, nella Rookies Challenge, Georg c'è la macchina per noi oppure no? Assolutamente c'è una macchina pronta per sept drive a Misano e ti aspettiamo. <ride> Va bene, ti vedo abbastanza convinto e non abbiamo nemmeno bevuto le bottiglie di Barolo eh, per dire questa cosa, giusto? Lo faremo ancora a Misano? <ride> dopo, dopo la gara, però magari, perché prima è meglio di no. Assolutamente meglio di no. In realtà, scherziamo fino a un certo punto, eh, è chiaramente, e chiaramente sarà però così, Safe Drive Motorsport approfitterà proprio dell'appuntamento eh, casalingo di Misano per avere una macchina con la quale correre e soprattutto per poter raccontare dall'interno quelli che saranno i primi test, le prove, la gara e un po' tutto quello che è il mondo KTM. Tra l'altro io penso Georg, che questo sia sempre il modo migliore, quando è possibile, come in questo caso, per raccontare un po' eh, non soltanto la parte tecnica che è fondamentale perché, torna a dire, è un campionato di altissimo livello, ma anche un po' quello che è l'atmosfera, lo spirito e la passione di questo campionato. Il grande vantaggio è che non gareggiano solamente, ma le circa 200 persone presenti in ogni weekend diventano davvero buoni amici e come ormai è usanza, il venerdì c'è una grande festa con cerimonia di apertura, un grande barbecue e si festeggia fino a mezzanotte. Eh, insomma, cioè, ci si diverte tanto prima, durante e dopo, come, come si suol dire. Tra l'altro, è una cosa positiva da raccontare, perché, insomma, al di là di chi avrà la fortuna poi di correre, però, anche il pubblico magari che sarà lì attorno a Misano, che avrà voglia insomma, di, di condividere questi, questi momenti, lo potrà naturalmente fare insieme agli amici della Capitani Xbox World Battle Series. Georg, grazie mille per essere stato con noi. Naturalmente spero che ti riavremo presto. So che il viaggio non è brevissimo, insomma, però dai, si può fare, con un aereo oggi si può fare. A lot of grazie TV. per avermi invitato e spero di vedervi a Misano quest'anno. Grazie. Sì. D'accordo, ci saremo, non dico che guiderò assolutamente no, però perlomeno per raccontarla, almeno per ecco i due bicchieri di barolo, assolutamente sì.